4 dicembre del 2023. Stiamo notando oggi sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Sono imbarazzato nella scelta di tre santi. Due sicuramente nella certezza storica esistiti. San Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa, nato a Damasco 650 e morto a Betlemme 749. Poi il beato Pietro Pettinaio, dell'ordine francescano secolare, nato a Campiti vicino Siena nel 1180 e morto nel 1289. E Santa Barbara, vergine e martire, di origine egiziana, morta, nata sicuramente, ecco, nei pressi sempre di Egitto, di 273, è morta nel 306. Ho scelto, capisci, il beato Pietro Pettinaio, che sposato e mercante di pettini, è ricordato per la sua onestà e nel prezzo non faceva questioni, è ricordato e immaginato col dito sulla bocca per dire quello era il prezzo e assicuro così. Tanto era onesto che altri mercanti che avevano frodato il governo diedero il mal tolto a lui, avendo molta fiducia, che lui consegnò al comune di Siena. È ricordato nel Purgatorio, canto tredicesimo, versetti 126-129. E un'anima del Purgatorio sapia che savia non fu, perché si è ribellata a Dio, ma per le preghiere del beato Pietro Pettinaio era lì in Purgatorio, aspettando di entrare in paradiso. San Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa, ha lasciato un grande volume di teologia che ancora si studia ed è la base di tanti studi teologici. Di Santa Barbara si dice che, avendo il papà pagano, attraverso i suoi studi divenne cristiana e il papà la rinchiuse in una torre, ma lei uscì miracolosamente. Poi fu portata dal magistrato, torturata in vario modo, ma sempre uscita illesa. Pensate che come a Sant'Agata gli furono strappate le mammelle, fu bruciata dal fuoco, ma fu illesa. È ricordata dai foghisti, Santa Barbara, nelle navi c'era Santa Barbara, i vigili del fuoco l'hanno eletta sua, la loro patrona, e si ricorda che quando fu decapitata un fulmine uccise il padre e il carnefice, di cui non si trovarono
nemmeno le ceneri. E padroni di tanti paesi, ma specialmente di Paternò, dove c'è il santuario dedicato a Santa Barbara. Detto questo, passiamo al Vangelo di San Matteo, capitolo 8, versetti 5-11. In quel tempo è entrato Gesù in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo soggiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa a letto paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anche un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dica uno va ed egli va, e a un altro viene ed egli viene, e a mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Prima di ogni comunione recitiamo l'atto di fede del centurione. Io non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù loda il centurione per la sua fede, perché si è rivolto al nostro Signore, un pagano, perché aveva la certezza di trovarsi dinanzi non solo un essere straordinario, ma secondo un pagano a un Dio, a uno degli dèi, ma un Dio. Per questo non dubita, non c'è bisogno che Gesù si sposti quando ha detto: verrò e lo guarirò, ma a distanza, per la fede del centurione, guarisce il suo servo, guarisce il suo figlio. E Gesù fa una profezia che dura fino ad oggi. Non ho trovato tanta fede in Israele come questo pagano. Allora vi dico, verranno dall'Oriente, dall'Occidente e siederanno nella gloria di Dio, siamo ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Siamo tutti noi. Che il Signore ci ha chiamati, ci ha dato questa grazia di poter essere partecipi del popolo di Israele, che continua nel cristianesimo. Alleluia.